Momento di un grande giornalista, il giornalista più famoso del mondo, signori, il David Letterman Show in persona, eccolo qua, i nostri potenti mezzi. Hey, hey, ho, hey, da 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 da. Bene, come vedete questa è la scrivania originale del Letterman, abbiamo tutto, manca il personaggio da intervistare. Cara Valeria. Ma no, di che? Vali? Vali? Ti vengo a prendere? Dai. Signori Valeria Marini, dai su, e questa è la cosa bella perché lo... io ti presento un mio amico prete, se sei un mio amico prete, lasciala stare. Questa zona ti fa bello. E padre? Don Gabriele. Don Gabriele, come l'angelo, l'arcangelo, Gabriele. Quello dell'annunciazione, dell'arcangelo. Che ne pensa, l'aveva vista mai dal vivo una santa così? Come ha detto? Che ha detto? È una creatura di Dio. Sì, è una creatura. Si è impegnato chi? Ah, Dio a farla, sì, beh, si è impegnato. Sì. Ciao, come fai? Ci vediamo dopo alla festa. Ah, Gianni Battistani, certo, Giuliana. Cioè, a me piace, come si muove lei? Tu mi piace. Io vengo lì, ma tu devi. Dimmi, ok. Tu devi essere buono. Io sono buono con te, lo e sai. Il cibo della vecchietta non l'hai raccontato. Va bene. Ladies and gentlemen, the Letterman Show. Eccoci qua. Ladies and gentlemen, now I'm a Letterman Show and the world's cause is the music all around. It's all about the way it was gone when you saw you stand the one hits you over. It's so bad, you will I see no ways of it. And we sing your song in the wall hand of the tats. As you want to hand it empty, as you want to hold it. And the drinking tats you will hold it. It's so like, ooh, it's hot, 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 Allora si parla ancora dello scioglimento dei Pooh, dopo l'uscita del batterista Stefano D'Orazio si cerca un sostituto, Robby, Dodi e Red pensano a Tinky Winky per riformare i Teletubbies, yes, stack, stack, stop, 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 o lo stack lo fai subito o se no stop. Avremo un ospite veramente incredibile. Incredible this evening is Valerie Marini. Valerie Marini, a momento, drink, who is this, who is, wait, coffee. Ok, vai, salutami tuo figlio. Poche coffee, yes. Bye, bye, bye. Yes, strunzet, ma fa ridere. Yes. Ok, ok. Ma, allora, attenzione, ieri un uomo ha avuto una figlia usando il suo seme congelato 22 anni fa. Pensate, dopo una gravidanza di 22 anni, pensate che appena è uscita direttamente col motorino. Va. Allora, ladies and gentlemen, noi siamo pronti ad accogliere la nostra ospite di oggi al Letterman Show, Valerie Marini! Hey! Hola! Prima si parlano, no? Fanno finta. Si parlano. No, si parlano. Oh, where do I used to go, Lottie? It's not fine. But, so you look great. Yeah. Huh? You yes, look great. Yes, great, great. That's it. That's it. Okay. That's it. That's it. Valerie, 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 sit down, please. This is. Reality, yes, eh? This is a tats. Thank you. Tats for you. Drink. Thanks. Drink. Drink. It's for me or for the dog? For you, for you. Drink. Signori, Valeria Marini, eccoci qua. Valeria Marini, una piccola storia, la piccola storia di Valeria Marini. 1967 nasce a Roma Valeria Virginia Laura Marini. Il pediatra dichiara: la prima volta che vedo una neonata col tanga della Pampers. Incredibile. 1985, il primo amore di Valeria è Lorenzo Giovanotti, che in questo, in quell'occasione scrive: ciao mamma, guarda come mi diverto. Nel 95-96 Valeria Marini posa per due calendari e dichiara di essere stata la prima donna italiana a farlo, suor Germana, la querela. 2009
ritorna Valeria Marini con la docu-fiction Essere Valeria su Fox Life. Valeria Marini sbarca sulla piattaforma Sky e la affonda. Mr. Marini, Mr. Marini, are you ready for the question? È pronta per le domande? Mi guardi, perché mi guardi? Mi guardi, no, so. Io mi letto, ma vuole lanciare una matita? No. Matita, no. The pen? No. Vedi, guarda, green, okay. Yellow, celest, yellow chiaro, marron, cac, blue, yes, blue. Bel gioco questo, vedi, blue, yes, voilà. Allora, Valeria Marini. Presto partirà per gli Stati Uniti per un film con Paris Hilton. Come mai la scelta di fare un film senza nemmeno un'attrice? Come... Questa è buona. Come mai? Questa è buona, però parliamo della docu-fiction, okay, parliamo che della sarà tra poco su after, Fox after, Live. After. Tu ci sei già? Chi? Tu. Of course. Valeria Marini, lei ha dichiarato che nel 2009 vuole sposarsi, vuole avere un figlio e sì. Vuole un seggio a Strasburgo. Posso commentare con un stiga? Yes, è vero tutto questo? È vero la storia di Strasburgo? No, mi piacerebbe sposarmi e fare un bambino, sì. Sei già a Strasburgo un po' presto. Un po' presto. Sì. Ha già il partner con cui no, farlo il bambino? No, lo sto cercando. Guardi alla sua destra. Destra. Trovato! È carino, non sporca. Si accoppia una volta l'anno però. No, solo diciamo una volta. Che dai, work in progress. Ce n'hai da progress qui, vai. Ok, lei disegna, stack, stop. Allora, attenziamo a questo. Ecco, Valeria Marini, lei è anche una stilista, disegna intimo di lusso. È vero che per i box dell'uomo ha coniato lo slogan "Ci tengo ai tuoi gioielli"? Sì, è vero, ma non è solo intimo, soluzioni diamond e anche abiti. Questo, per esempio. È un diamond? Diamond, sempre. L'hai detto tu che c'ho... Eh? L'ha detto lei il cordone umbilicale con lo strato. Hai capito come ti devi rivolgere al letterman. Ok. This is? Green. È prontissimo, hai visto? Non è che ha detto un altro cosa, ha detto quello giusto. Allora, Bigas Luna, il regista del film Bambola, l'ha definita la divina mortadella. Come mai, secondo lei, ha osato usare la parola divina? Ma devo rispondere sì, seriamente? Sì, se vuole, sì, yes, no, cosa, perché così. Lui piaceva la mortadella. Quindi. E quindi? Diceva che se era pazzo, è venuto in Italia, era pazzo della mortadella, non parlava d'altro. Allora, ultime domande, le faccio ultime domande. Valeria Marini, lei ha dichiarato, vorrei essere come Madre Teresa di Calcutta, ma lei ha presente quanto era vestita Madre Teresa di Calcutta? Sì, quello sì, però secondo me... Mi piace. Devo rispondere seriamente o devo dire quello come che vuole, penso? Sì, sì, e chi sì. Ha la popolarità, chi ha la fortuna di avere tante cose deve dedicarsi agli altri, in questo senso era detto. Non bisogna dimenticare che ci sono tante persone che hanno bisogno, che noi possiamo aiutare, quindi è giusto dedicarsi anche agli altri. dai però. Salve, buonasera, benvenuti a Porta a Porta. Allora... Ci mettiamo il plastico. Allora, cara Valeria, le faccio guardare l'ultima. Ce ne ho due? Ne ho due. Stacco! Grazie, basta. No, ok. This is. Senti, ma deve essere un'intervista sexy questa. Fine, come ti vuoi. This is. Excuse me, must be an. This is. This is pink. Oh, eh? Pink. Matit. No, pencil. Ah, pencil. This is. Beck. It's a. Beck. Yeah, beck. No. Beh. A fan. The last. In un'intervista l'ha dichiarato lei di aver baciato un gay e di avergli fatto cambiare idea. Ci può riprovare con Enrico Cremonesi? Se vuoi sì, però non l'ho dichiarato io, l'ha dichiarato chi è stato baciato. Ma veramente? Sì. E che cosa ha detto? Come cosa ha detto? Ha cambiato idea. Chi? La persona che è stata baciata. Di cosa stiamo parlando? Non lo so, ti seguo. Ladies and gentlemen, Valeria Marini. E mi fermo qua. Valeria Marini, dove vai? Vieni, Valeria. Bravo, grazie. Sei già su Fox. Sono su Fox?